Il marchio Aspes ovviamente non è nuovo e chi si intende di moto e di marchi dei motori lo conosce. Noi siamo al Motor Show di Bologna con il signor Umberto Pertosa che ci spiega questo marchio, questa azienda e questo nuovo prodotto. Buongiorno. Beh, sul marchio c'è poco da spiegare, come diceva giustamente lei, perché è un marchio storico, ha fatto la storia del motociclismo italiano, soprattutto nel racing, nelle corse, con il motocross, e quindi c'è poco da dire. Devo dire che tanti complimenti dai vecchi aspisti che vedono rivivere la loro moto, insomma, di una volta. Oggi Aspes rinasce con un prodotto innovativo, di tendenza, tecnologico, perché stiamo parlando del Sirio Hybrid, che è un veicolo direi unico oggi, monta due motorizzazioni, una tradizionale quattro tempi, quindi motore termico, e l'altro motore elettrico ad alta efficienza. E parliamo sempre del Sirio Hybrid, è una cilindrata 50, oggi diventerà nel primo semestre l'anno prossimo anche 150, avremo Sirio Hybrid 150, quindi aumentiamo anche la potenza del motore, e quindi scegliamo, diamo continuità a questa scelta, cioè di stare sul prodotto tecnologico. Come si è sviluppata questa idea di risorgere con questo marchio e con un prodotto del tutto innovativo? Ci sarà stato un percorso, un travaglio, diciamo così? Intanto diciamo che noi siamo degli imprenditori che non fanno solo questo, sono nel campo dell'automotive da 25 anni a questa parte, per cui conosciamo bene i motori, il mercato dell'auto e anche delle due ruote, diciamo. Quindi come imprenditori una scelta imprenditoriale innanzitutto, scelta del marchio. Noi siamo imprenditori della provincia di Varese, il marchio Aspes è sempre stato un marchio splendido, no? A cui siamo affezionati da sempre, per cui in questo senso la scelta di questo marchio. Parliamo un po' di prodotto, di dati tecnici che alla gente, i nostri telespettatori sono anche molto interessati e soprattutto molto critici, perché questa è la verità. Giustamente, molto critici perché sempre di più oggi l'utente è esigente, perché se deve acquistare un prodotto, deve acquistare un prodotto intanto che funziona, che dia determinate garanzie, che Aspes dà, e anche deve avere questo prodotto delle caratteristiche non solo innovative ma anche di affidabilità, no? In questo senso direi che come caratteristiche tecniche siamo molto avanti. Noi montiamo per esempio un motore elettrico da 800 watt, quindi potente direi, un motore quattro tempi già di per sé stesso molto pulito, quindi nell'ottica dell'ecosostenibilità insomma. Non solo questo, direi che noi montiamo anche una batteria che si chiama LiFePO 4, che non è la classica batteria ione di litio. Litio, ferro, fosforo. Fosfato. È una batteria molto ecologica, e molto efficiente, perché intanto è a impatto direi zero, nel senso che una volta esaurita la possiamo eliminare nel rifiuto del secco, perché ha delle caratteristiche tecniche che sono capaci di essere gestite in questo modo. È resistentissima alla temperatura, per cui non esplode, non incendia, e raggiunge i 3000 cicli di ricarica, vuol dire che dura 10-12 anni. La costruzione non soltanto della parte elettrica e delle batterie, ma di tutto il mezzo finito, avviene in Italia? Non avviene in Italia, l'ingegnerizzazione è Aspes, le batterie sono di origine asiatica, cinese, e anche l'assemblaggio lo facciamo là. Noi abbiamo fatto questa scelta perché oggi questa tecnologia la troviamo in quel paese, perché le batterie ioni di litio, tutta questa serie di batterie, sono una tecnologia che oggi si trova in quel mercato. Quindi Aspes si muove dove c'è la tecnologia. Noi oggi questo prodotto lo gestiamo in questo modo, altri prodotti che faremo li gestiremo senz'altro in Europa, perché quella tecnologia è in Europa.
Infine, due domande doverose. Prima di tutto, se è omologato già il prodotto, e la seconda, i quattrini, quanto costa, chi vuole acquistarlo, quanto deve sforzare? Il prodotto è già omologato, è omologato per due persone, tra l'altro, e quindi è pronto, diciamo, stiamo implementando adesso la rete di distribuzione. Costa 2.950 euro, direi che il prezzo, chiaramente io lo devo dire, ma è così, è un prezzo competitivo. Competizione ne abbiamo tra l'altro poca, perché diciamo che è un prodotto unico oggi, e tra l'altro gode di un incentivo importante, perché raggiunge 850 euro incentivi, quindi direi un bel incentivo. Ecco, c'è un mercato tra virgolette, naturalmente non facciamo nomi, di aziende molto blasonate che fanno degli scooter ibridi che propongono per la stampa con cartelle stampe, video, foto, interviste, che poi però non sono disponibili di fatto, e di fatto, ripeto, non facciamo nome, sappiamo chi sono, però di fatto questo veicolo c'è, si trovano nel listino delle riviste più importanti del mondo della moto, dell'auto, della moto in modo particolare parlo, però di fatto chiunque vuole andare a comprare e acquistare questo veicolo o mettono dei paletti di tutti i tipi e colori oppure non ci sono. Io non ho, il nostro programma siamo completamente liberi, non abbiamo nessun tipo di problemi a dirlo, anche facendo nomi se fosse necessario, non è il caso in questo momento, ma di fatto lei sa benissimo che è così, anche perché ho visto il suo sorriso. Lei cosa ne pensa di questa politica di proporre delle cose che poi visivamente per la stampa sono vere, perché lo dice la stampa o lo dice la televisione, ma di fatto non sono vere? Se è così, se fosse così, io devo dire, certamente non è una cosa corretta, anzi estremamente scorretta. Devo dire che non mi sento di spendere altre parole in questo senso, ma anche perché noi dobbiamo guardare il nostro. Oggi Aspes propone qualcosa che c'è, è reale, qua da vedere, qua da provare. Sul nostro sito sono ben individuati i nostri distributori, qui noi ci siamo. Sì, ma il mercato non risente con questa falsa pubblicità, diciamo così, questo volevo dire. Certo, è una politica poco corretta, poco coerente, e può disturbare il mercato sicuramente. Noi faremo di tutto per promuovere al meglio il nostro prodotto, anche perché ci crediamo. Ci mettiamo la faccia, ci mettiamo il nostro intraprendere, per cui non ha per noi senso agire in questo modo, anzi, il contrario. Io se le ho fatto questa domanda è perché anche per noi non ha senso agire in questo modo, anche perché Electric Motor News in televisione esiste dal 2002, a livello di rivista esiste da un po' prima ancora, e cerchiamo sempre di informare. Adesso è il momento dell'auto elettrica, della moto elettrica ibrida, e praticamente tutti ne parlano. Ai tempi, quando noi ci presentavamo per chiedere qualcosa di un'auto elettrica o qualcosa, ci guardavano anche male, dicendo ma cosa si sta dicendo. E quindi questo tanto per dire che se c'è un'offerta vera di veicoli elettrici ibridi che siano, noi siamo ben contenti, e chiaramente le porte di Electric Motor News saranno sempre aperte per informare, soprattutto con la correttezza necessaria per il pubblico. Ringraziamo anticipatamente di questo, ecco, e trovo che la vostra linea sia coerente con quello che fate, è giusto. Grazie e buon Motor Show. Grazie a voi.